Ciao ragazzuoli, video totalmente diverso dal solito, nessuna intro, nessun outro e soprattutto non è monetizzato. Non è monetizzato per scelta, non perché non potessi farlo, semplicemente perché voglio parlare di un argomento che non ha impatto solo e unicamente su Rainbow Six. Sto parlando di qualcosa di molto più generico, qualcosa che sicuramente avrete già sentito e visto soprattutto su YouTube ma anche sugli altri social, ovvero Save Your Internet, questo hashtag che sta girando tantissimo negli ultimi giorni. Sarà una sorta di chiacchierata, quindi non farò nemmeno un editing particolare, giusto qualche taglio qui e là. Ci hanno fatto già tantissimi video creator sicuramente più autorevoli di me. Non vi parlo solo dei numeri, ma anche di esperienza sulla piattaforma. Noi ci siamo alla fine da pochissimo. Ovviamente vi lascerò tutti i link in descrizione e prima di tutto mi riferisco a Shai con Breaking Italy. Ne hanno parlato FaviJ, i Player Inside, Wilwush e tutti loro hanno invitato noi creator più piccoli a parlarne alle nostre community, ai nostri follower, iscritti e così via. La stessa YouTube ha mandato una mail a tutti i content creator invitando ad utilizzare questo hashtag e a parlarne in video. Di conseguenza ho deciso di fare la mia parte per cercare di informare chi di voi è più interessato. Dunque, per farla breve, che cos'è Save Your Internet? Questo hashtag indica un movimento che si sta schierando contro, tra virgolette, prendete con le pinze questa parola, l'articolo 13. In realtà all'inizio si trattava anche dell'articolo 11, ma sostanzialmente sono delle proposte del Parlamento europeo che sono state già discusse il 12 settembre, ma che verranno ridiscusse il 26 novembre, se non sbaglio, per diventare legge qualora passassero, che dovrebbero andare a tutelare il copyright. Per questo vi ho detto tra virgolette. YouTube ci tiene a chiarire che non è contro l'articolo 13, o almeno contro il principio dell'articolo 13, come tra l'altro non lo sono nemmeno io o tutti gli altri YouTuber che ne hanno parlato, perché la questione alla base è giustissima: proteggere il copyright è una cosa correttissima. A tutti penso darebbe fastidio che qualcuno venisse a prendere un contenuto mio per riproporlo e guadagnarci sopra. Non venitemi a dire il contrario, brucierebbe a tutti. Fino ad oggi su YouTube il Content ID più o meno riusciva a fare questo lavoro di protezione del copyright. Mettiamo che io faccio un gameplay di Rainbow Six e ci piazzo sotto una canzone top del momento, una canzone di Ed Sheeran, che tra l'altro con Rainbow Six non c'entra nulla. Come funziona il Content ID? Riconosce la canzone di Ed Sheeran, lo avvisa in automatico e a quel punto sono io a pagarne le conseguenze. Che cosa vuol dire? Che Ed Sheeran può decidere se farmi togliere quel video o monetizzare lui il video al posto mio, perché sotto c'è qualcosa di importante, qualcosa che ha il suo copyright. Benissimo, con questo non c'è nessun problema. L'articolo 13 però vuole spostare la responsabilità alla piattaforma. Vuol dire che nello stesso caso di Ed Sheeran, invece di pagarne io le conseguenze, dovrebbe essere YouTube a pagarne le conseguenze. Vabbè, allora è facilissimo, YouTube potenzia il Content ID e si risolve tutto il problema. Purtroppo non è così semplice perché ora ho fatto il paragone con Ed Sheeran, ma ci sono tanti contenuti con copyright, quelli utilizzati per i meme, immagini, frame di un video. Dunque, ciò a che cosa porterebbe? YouTube ha fatto capire, perché fortemente spaventata dalla cosa, che addirittura potrebbe chiudere totalmente la piattaforma qui in Europa. E non si parla solo di YouTube stessa, si parla di tutti gli altri social, Facebook, Instagram, Reddit, Musical.ly, TikTok e così via. Perché in tutte queste ci sono dei contenuti che possono essere coperti da copyright. La soluzione più semplice per tutte queste piattaforme che contano una marea di utenti sarebbe proprio quella di oscurare l'Europa. E non si tratta solo dei content creator europei, magari avete uno youtuber preferito che lavora negli Stati Uniti, non potrete più vederlo in Europa. Dunque, a cosa serve Save Your Internet? Save Your Internet si propone come un vero e proprio movimento con lo scopo di smuovere le cose all'interno del Parlamento europeo. C'è addirittura una petizione, anche se io non credo tantissimo in queste cose, l'ho firmata, però non so quanto possa funzionare. Magari però raggiunti, non so, tot milioni di persone che hanno firmato quella petizione, il Parlamento europeo potrebbe pensarci due volte prima di far passare l'articolo 13 così com'è. Qui non si tratta di eliminare l'articolo 13, semplicemente di rivederlo, magari aggiungendo qualche postilla, qualcosa che vada a tutelare i content creator, grandi o piccoli che siano, così da rendere ancora utilizzabili tutti i nostri social. Come vi dicevo prima, il mio scopo era quello di mettervi più che altro la pulce all'orecchio, ma se foste davvero interessati
interessati a saperne di più al riguardo, vi lascio tutti i link qui sotto, a partire da quelli di Save Your Internet ai video degli youtuber di cui vi parlavo prima. Mi auguro che il video non crei flame, che non crei allarmismi, perché qui si parla sempre per ipotesi, se dovesse passare, se dovessero andare così le cose, tra l'altro non sarebbero immediate, nel senso che se l'articolo 13 passasse così com'è e diventasse legge, l'Italia avrebbe 2 anni per adattarsi a queste cose. Però i rischi ci sono, parliamo di qualcosa di serio, qualcosa su cui vi invito a riflettere, qualcosa su cui vi invito ad informarvi. Se vogliamo tenerci la nostra piattaforma così com'è, e a questo punto vi sto parlando da utente di YouTube, da persona iscritta a tantissimi altri canali, o semplicemente se vogliamo tenerci Facebook, Instagram e così via, così come sono, penso sia il momento giusto di informarsi su Save Your Internet. Quindi passate da tutti i link in descrizione. Stavolta ci tengo anche a ringraziare chi è arrivato fino a qui, fino alla fine del video, perché so che era un argomento diverso, che potrebbe non interessare a tutti i nostri iscritti. Spero semplicemente di aver fatto passare il messaggio giusto in questo video.